la disabilità o la vivi in un certo modo oppure sei un pochino più isolato. Conosci appunto persone che condividono la tua condizione non con le quali si instaurano comunque rapporti. I ragazzi ci è instaurata un bel rapporto, siamo diventati amici in poco tempo. Penso che ci sia sempre un confronto in una convivenza stretta come questa. E si parla di calcio, di scemate, di... non è che c'è un argomento... Non ci siamo messi di certo a parlare di traumi, ma bensì di magari di donne. E conosce appunto persone... che condividono la tua condizione e non, se sei fortunato e trovi le persone giuste, riesci un po' a mantenerli. Del mettere in contatto persone con una stessa, ma con delle aderenze, sia però un punto di forza di queste iniziative. Anche un disabile può sicuramente fare tutto quello che fanno gli altri.